Sì, mi aveva detto Jessica che eri qua. Hai chiesto di me, vero? Mamma mia, quanto ti sono cresciuti i capelli. Sì, sono lunghissimi. Ho capito. Tu sei sicura di questa scelta, vero? No, guarda, non mi preoccupano tanto i trattamenti per farti passare da questo bel nero intenso al rosso fuoco e non mi preoccupa nemmeno il taglio, questa è la meno cosa. Il problema è che il rosso è un colore molto molto forte e soprattutto difficile da mantenere. Se tu sei convinta. Ah, è il tuo sogno da quando avevi 10 anni essere rosse, allora non ne parliamo più. E niente, ora mi occupo io di te. Ah, ho capito, sì, effettivamente è più comodo. No, a me non piacciono i capelli corti, ma devo dirti la verità, non è che non mi piacciono addosso agli altri o non mi piacciono alcuni tagli, proprio non mi piacciono addosso a me. Sì, sai come si sente la differenza? Devi provare. Vabbè, oggi te ne accorgerai perché comunque dopo la decolorazione ho intenzione di applicarti una bella maschera. Marito sa che sei venuta qui oppure sarà una sorpresa? Ah, non sa niente. Appena arriverai a casa non ti riconoscerà più. Ok, adesso ti devo mettere un attimino la mantellina. Va bene, io ti do questo giornale. E ci vediamo tra un pochino. Così controllo, ecco, la situazione. Sì, te lo lascio qui. Mi sa che si sono schiariti, sono rimasti un pochino più scuri qui nelle radici, però ecco, è normale, però considera che partivamo da un colore molto molto scuro di base. Va bene, ti puoi alzare e andiamo a lavare i capelli. Sfondo e tutta una serie di immagini particolarmente rilassanti in modo tale da favorire
fare dei tamponi. Ti è scivolato, quindi lo tolgo anche. Vediamo il risultato. No, non ti spaventare. Tranquilla che è un risultato provvisorio. Comunque perfetto, il prodotto ha agito benissimo. E niente, sei una Barbie in questo momento, come appunto tu stessa potrai vedere. Anzi, guardati bene. Stai molto bene anche in bionda, devo dire la verità, perché comunque hai la pelle molto chiara, le labbra molto scure, quindi non so, secondo me il biondo ti sta. Certo, non questo biondo giallo canarino della decolorazione, però una bella tinta gialla calda, ecco. Su questa base secondo me sarebbe veramente bella. No, ma tranquilla, ho capito che vuoi il rosso, non c'è bisogno di dirmi più niente. Ok, allora li pettino un pochino e poi te li vado a tagliare, così appunto vado a creare il caschetto. Sì, purtroppo nonostante la maschera, alcuni nodi ci sono. È il brutto della decolorazione. Sì, sai che ti dico? Vado ad applicarti un pochino di balsamo, ma poco poco poco, così li ammorbidiamo ulteriormente. Ecco qui nelle punte. Faccio male? Continuo. Ecco, ora viene molto molto meglio. La frangetta la vuoi toccata oppure? Ok, allora te l'accorcio soltanto. Non ti muovere. Perché com'era la parrucchiera dove andavi prima? No, è importante comunque trattare bene la cliente, ma non dico soltanto dal punto di vista di gentilezza, cioè mi rendo conto, e mi riferisco più che altro ad esperienze passate, che ci sono dei parrucchieri troppo aggressivi, sia appunto col capello del cliente o della cliente, ma anche con l'imporre con le loro idee. Io penso che il parrucchiere sia una persona con delle competenze, ovviamente, che deve consigliare e che comunque, se è una persona competente, sa consigliare. Però da qui ad imporre le sue idee è assurdo. Sì, appunto, anche perché alla fine il corpo è nostro, quindi.
Non siamo nessuno, ecco, per imporci. La frangetta ti sta bene o la vuoi un altro pochino più corta? Va bene così. Sì, tanto non ti preoccupare, puoi venire quando vuoi, lo facciamo in meno di 5 minuti, un ritocco alla frangetta. Questa base dovrebbe prendere subito. Sì, è trasparente. I risultati si vedono dopo. Ora te la metto, tanto ormai i capelli sono corti. Facciamo agire un attimo il colore e poi appunto andiamo a lavare per l'ultima volta e fondiamo i capelli. Non è un po' tardi, ecco, per avere dubbi. No, non ti preoccupare. Ti darò dei prodotti per il lavaggio dei capelli che ti aiuteranno a mantenere il colore. E ogni tipo 4 mesi magari li fai vedere, così se c'è bisogno di qualche ritocco lo facciamo senza problemi. Qua abbiamo finito, laviamo i capelli. Anzi, te li faccio lavare da Jenny, perché io ho una signora un attimino che devo controllare e ci vediamo qui. No, no, tranquilla, te li finisco io, tranquillissima. Sei pronta? Dai, colpo di coraggio. Uno, due, dici? Era questo il colore, giusto? Oh, sono contenta, dai, dai, sono contenta. Eh sì, abbiamo sfoltito parecchio. Avevo uno praticamente qua sotto, ora ce l'hai praticamente che ti toccano le spalle. Però devo dirti la verità, ti stanno veramente benissimo. Sì, ti stanno molto molto bene. Io ti taglierei soltanto un altro pochino, ecco, la frangetta. Vedi che sono molto molto più morbidi. No, ma tranquilla, vabbè, innanzitutto te la regalo io per la prima volta questa maschera. Poi, se in futuro vorrai ricomprarla, in cassa vendiamo molti prodotti, ecco, dedicati alla cura dei capelli. Quindi senza nessun problema puoi acquistarli da noi. E anzi li paghi meno rispetto ad altri posti che riforniscono i parrucchieri. Sono troppo troppo contenta che sei felice, tu non puoi capire quanto. Avevo un pochino di dubbi perché partivamo da una base, come ti ho detto prima, molto molto scura. Però dai, ecco. Mi raccomando, poi ci vediamo tra qualche mesetto per fare dei ritocchi. Perché ora dobbiamo vedere come reagisce, ecco, il capello e quanto colore si scarica. Andiamo ad asciugarli e mi sa che sei pronta per stasera. Ok, acceso. Non ti preoccupare se senti questo rumore. Sì, lo puoi vedere lì. Si è appena messo a piovere. Tu hai la macchina, vero?
No, ma è sempre così. Io anche tutte le volte che magari decido di andare da un parrucchiere e quindi concedermi qualche coccola e ho i capelli belli, puliti, appena fatti, con tutta la messa in piega e là si scatena il temporale, appunto è tutto umido, quindi anche i miei capelli ne risentono, tutto normale. Il bello dei capelli corti è che abbiamo quasi finito. Io ogni volta ci impiego tantissimo tempo. E beh, sì, puoi capirmi anche tu tutto quanto ci mettevi ad asciugarli. Addirittura. E shampoo e asciugatura? Ah, un'oretta e mezza se non andavo, sì. Diciamo che non sono ai due livelli, ma quasi, perché il mio capello trattiene veramente molta molta acqua. Quindi sì, anch'io ci metto veramente tanto. Ecco qui, abbiamo finito. Aspetta che poso il phon. Ti faccio riguardare. Perfetto. Sì, puoi andare anche adesso a pagare in cassa. Niente, sono contentissima che ti siano piaciuti e torna quando vuoi. Sì, il mercoledì. E appunto come oggi facciamo, proprio perché oggi è mercoledì, facciamo la promozione, quindi comunque paghi metà prezzo e se devi fare qualcosa di un pochino più complesso ti conviene, però mi sa che hai già dato. Per dei ritocchini ti consiglio di venire quando vuoi perché comunque abbiamo dei prezzi molto molto accessibili, come hai appena visto. Va bene tesoro, io vado da un'altra cliente che hanno bisogno di me. Ti auguro buona serata e chiamami così poi mi fai sapere cosa c'è cioè la reazione di tuo marito, dei tuoi figli e della gente in generale. Va bene?